Siamo all'interno dell'auditorium De Cecco, proprio al fianco degli uffici della Regione Abruzzo a Pescara, dove da qualche giorno è partita questa raccolta beni di prima necessità medicinali per la popolazione dell'Ucraina. Siamo con Olena, una volontaria. State lavorando in tanti, qui senza sosta. Veramente, guardi, un grazie enorme alla Regione, specialmente a Sara Marcozzi che mi ha sostenuto da un semplice commento sulla sua pagina Facebook, che avevo chiesto un punto di raccolta, se ci potevano dare come un locale. Guardi, abbiamo ricevuto una risposta immediata che ci hanno indicato questo punto sull'auditorium di Cecco dove potevamo appoggiarci. Le richieste di partecipazione sono tantissime, guardi, tante anche da parte degli italiani. Una solidarietà che mi sta proprio nel cuore e siamo proprio orgogliosi. Intanto quello che ci serviva in proprio d'urgenza sono i medicinali di primo soccorso. Questo che non si trovano, intanto pure raccogliamo il cibo in scatola, quello di lunga conservazione, e le cose per i bambini, le pappe, i pannolini, qualche indumento pure per i bambini, le coperte, ma il punto, diciamo, più d'urgenza, i punti più d'urgenza sono i medicinali e la roba in scatola. E anzi, volevo fare un appello, che abbiamo avuto proprio questi giorni tantissima richiesta da parte dei nostri volontari con i quali stiamo in contatto alla dogana, perché ci siamo in contatto ogni minuto. Oggi ci hanno detto che hanno bisogno del cibo per animali. Lei mi diceva poco fa che voi cercate di far partire tutti questi scatoloni giornalmente, quindi ogni giorno parte un sì, e mezzo ma verso... Sì, tramite i volontari sì, nostri, che qualcuno magari abbia un furgoncino, carichiamo quello che serve e parte.